Presidente Bruno, le potenzialità del Museo Storico Militare di Catanzaro sono veramente ancora infinite. L'intesa siglata quest'oggi va nella direzione di valorizzarlo ulteriormente. Sì, questa è un'iniziativa molto importante che ci consente di rendere il Museo Storico Militare sempre più parte integrante della vita della città e della vita del paese. E noi con questo accordo vogliamo incentivare le attività culturali al MUSMI e farlo in un'ottica anche di reperire ed arricchire il museo di cimeli, di reperti che ci consentono sempre di più di avere una visione organica di quello che è avvenuto attraverso le guerre nel nostro paese, nella nostra regione e nella nostra provincia. Presidente Martinello, oggi firmate questa intesa con l'amministrazione provinciale, con quali fini, con quali presupposti? Sì, abbiamo scoperto che abbiamo degli interessi in comune. Allora, fare sinergia con degli interessi in comune potrebbe portare ad un miglior prodotto finale da presentare durante queste manifestazioni. Per esempio il prossimo 24 faremo una conferenza sulla divisione Mantova, che era una divisione che era dislocata qui a Catanzaro durante la Seconda Guerra Mondiale. Approfittiamo per fare un po' di storia nazionale, ma poi anche storia locale con questa divisione che ha lavorato qui nel nostro territorio. Senta, a suo avviso quali potenzialità ha ancora il Museo Storico? Infinite, perché dipende dal contenuto che noi gli vogliamo mettere. I locali ci sono per ampliarlo e quindi man mano che approfondiremo i vari argomenti, per esempio il progetto migliore è certamente il centro studi. Una volta che verrà un centro studi con una biblioteca multimediale è un'offerta a tutti i ragazzi, meno giovani e anziani della città.